Il presidente designato della Fondazione Caripit, Luca Gori, 41 anni, entrerà in carica il prossimo 1 luglio, mentre per il 4 luglio è fissata la prima riunione del Consiglio di amministrazione dell'ente. Oggi, nel corso di una conferenza stampa, Gori ha presentato il programma di mandato, nel quale ha definito le linee strategiche di intervento della Fondazione. Solidale, sussidiaria e generativa sono le tre parole chiave individuate dal neopresidente per descrivere l'azione dell'ente nei prossimi 4 anni. Nel mio programma io ho tentato di declinare tre elementi fondamentali che vorrei la fondazione potesse realizzare. Una fondazione solidale che si fa carico di tutti i bisogni del territorio e della lettura dei nuovi bisogni, perché dobbiamo essere in grado di scorgere, di leggere i nuovi bisogni che nelle nostre comunità si manifestano. Una fondazione sussidiaria, una fondazione che dialoga con tutti gli attori pubblici e privati del territorio creando sinergie. Non ho ambizioni per una fondazione solitaria, ma per una fondazione di grandi relazioni sul territorio. E infine una fondazione generativa. Noi abbiamo un patrimonio che ci viene consegnato dalla storia di questa città e di questa comunità e il nostro compito non è solo preservarlo, ma metterlo a frutto anche per le generazioni future tramite azioni d'impatto. Il curriculum di Luca Gori esprime proprio un grande legame con il territorio, che è uno degli aspetti caratteristici della fondazione, e al tempo stesso anche un legame con tutti quei valori che sono alla base appunto dell'azione di una fondazione d'origine bancaria. Una grande attenzione alla solidarietà, alla sussidiarietà, al mondo del sociale, con idee innovative che sicuramente saprà portare.